la figata del posto in cui mi trovo, armato di metal, e speriamo di un po' di fortuna, perché il tempo fa cagare, chiamano acqua di qua un paio d'ore. Dove vi ho portato oggi? Questa che vedete, quello sterrato qua un po' così, è il tratto iniziale della via Mercatorum. La via Mercatorum era una via di commercio romana che collegava la Val Seriana alla Valtellina. In questa zona qua, ci leggenda vuole, siamo sotto il Monte Podona, che non si vede da qua perché resta nascosto. Leggenda vuole che da queste parti sia i nazisti che i partigiani abbiano nascosto cose. Ho parlato prima con un signore, poco prima di imbracciare tutta l'attrezzatura, che mi ha detto che c'era un fascista qui del posto che aveva pagato delle persone per andare a scavare in determinati posti qua sul Podona per trovare questi oggetti nascosti sia dai partigiani che dai tedeschi, ma non è stato trovato nulla. Forse hanno trovato tutto e fatto finta di niente. Però quello che interessava a me adesso era fare un giro, mettermi in un punto qualsiasi, iniziare poi a spazzolare. Ciao! Ma che coraggio! Prego, puoi passare, vai! Vai, passa! Ciao! Ciao! Questo qui in particolare è il tratto che va da Nembro a San Mezzo, che è conosciutissimo. È una strada molto molto trafficata. Bisogna tener conto, parlando ancora di via Mercatorum, che una volta ci passavano i carretti. È naturale che adesso un carretto non ci passerà mai. Ma perché? Perché nel migliaio di anni, alla caduta dell'impero romano, la strada sicuramente, priva di manutenzione, ha modificato il suo percorso, delle parti sono crollate, sono state poi sistemate, se no durante il Medioevo, perché comunque era una zona utilizzata comunque dai boscaioli. Questo è interessante, questo qua è molto interessante. No, non parto da qua perché devo tirare giù l'attrezzatura, che faccio fatica a camminare. E tutta la vita che sento parlare di sto sentiero, non l'ho mai fatto, neanche solo per un'escursione. Siamo partiti da là noi, da Lonno. Che figata. Ora in quel campo qua non posso stare perché una proprietà privata ho scavalcato. Non ditelo a nessuno, ma ho fatto così. Quello che farò invece sarà tornare sul sentiero e adesso a scendere comincerò a spazzolare. Ma devo fare una cosa veloce perché il tempo puzza di cacca, e non è la cacca che c'è nel campo, è proprio l'idea che mi sa che prenderò su un bordello di acqua, sperando che sia solo acqua e non fulmini. Dove cazzo sono entrato io? Oh, partiamo! Vediamo di... cosa facciamo? Lasciamo lasciare tutta la selezione, vediamo cosa succede. Tipo qua c'è... che cacchio suoni così in alto? No, qua non c'è niente. Entriamo lì dentro a vedere. Scusate un attimo che mi tiro sui pantaloni che... oh. Davvero? No.
Aia, spine. Niente, niente. Ancora qua? No, perché suona? È già la seconda volta che mi suona e poi non trovo il segnale. Niente, scendiamo. Qui? Qui? Qui 10 centimetri, possiamo provarlo. Sembra sia ancora qua. Che cacchio è? Cavolo! Guardate che chiodo bizzarro! Questo è molto vecchio! Guardate che bello che è! Vedete, c'è ancora qualcosa? Nell'immediato no! Ok, andiamo a vedere un'altra sorpresa che può esserci qua. Che fregatura. Guardate. Carta delle pastiglie. Ma di buono quanto è scema la gente. Scusate, non volevo. Adesso vedo. Grande. Vaffanculo. Non ci credo. Bravo però che hai trovato. Anche questa qua. Bravo figlio. Mamma mia. Ma tu cerchi l'oro? No. Vado in... Quello che si trova non c'è. Cerchi plutonio, cosa cerchi? Quello che si trova non c'è. Quello che si trova? Sì. Ma tipo a te andare a funghi ti fa cagare, quindi vai in giro con quello? Una cosa simile, sì. Giusto. Anche perché alternativa. Con questo qua vado tutto l'anno, con i funghi non posso. Bravo, certo. Grazie, buon lavoro. Salve. Va bene, me lo ricorderò. Ciao. Ciao. No. Sto passando con il metal nelle zone qui in giro. Andiamo. Buona giornata. Buona grazie. Giornata. Ciao. Allora, eccoci qua. Risultato di questa buca.
bottiglia con dentro ancora del liquido. Il tappo lo lasciamo anche qua a marcire. Confezione di succo Santal. E pezzo di cartuccio sparato. Dentro cosa c'è? Niente. Niente, questa qua sulla terra, ok. Che riattegna aperta, ci voleva. Ok, cacciamo tutto nello zaino. C'è ancora dentro lo stoppa originale. Non sono quelli di plastica, sono quelli di cartone questi qua. Va bene. Mancavano un po' sti chiodi. Ma che bello. Salve! Apro qui! Chiodino piatto, guardate che chiodo piatto. Completamente ferroso, sarà ancora una ciofeca o dei rifiuti. Vediamo. Non riesco a capire se un pezzo. Se un pezzo di lato qualche resto di una moneta.
Vai di sputa, perché io scemo come al solito non mi sono preso su da bere. Quindi sono qua senza acqua. Oh no! È una medaglietta! Guardate! C'è un buco qua! È una medaglietta votiva di qualche genere! È la prima che trovo, in assoluto! Però è veramente conciata male, eh. Si intravede appena appena un disegnino. Anzi, vedremo di pulirla un po' meglio a casa con gli ultrasuoni, vediamo cosa succede. Un barattolo. Questo? Sì. Un altro. Ah, cosa conto di uno scarpone? Perché andavano sotto gli scarponi una volta per farli fare presa. No, no. Ah, diavolo. Cioè, quant'è che non le fanno più così le aperture delle lattine? Quanti anni è che è qua sta cosa? Ok. Perché dello yogurt? Un dannato tappo. Va, diavolo. Buono, è incredibile. Pezzi di merda. Stronzi. Devo solo la linguetta. Visto? Faccio la linguetta. Ce ne andiamo, perché sta arrivando un temporale con i contoccoglioni e non ci voglio stare nel bosco con un metal detector acceso. Abbiamo trovato soltanto rifiuti oggi. Ci sta, dai. L'unica cosa che potrebbe essere un po' carina è quella specie di votiva. Se è uscito bene nel pulirlo, l'avete già vista nel filmato. Se non ve l'ho messa è perché non è uscita. Ci vediamo la prossima volta.
niente, questo è il risultato della medaglietta trovata dopo diversi lavaggi agli ultrasuoni. Ci sono questi due buchi qua, ma di più non si vede, non so cosa sia, mi viene da pensare che sia comunque una votiva di qualche genere, ma purtroppo non si riesce a vedere niente, è tutta consumata. Pazienza.